Buon pomeriggio, ciao a tutti, ciao a tutte, carissime amiche web spettatrici, cari amici web spettatori, buongiorno, benvenute e benvenuti. Siete collegati in diretta con Salvo Mandarà, mi trovo in questo momento dalle parti di Milano e sono in collegamento telefonico con Roma, presso la Camera dei Deputati, dove c'è Alessandro Carluccio, che molti di voi conoscono perché ha fatto qualche video che ha avuto centinaia di migliaia, anzi credo che sommando i vari video forse qualche milione di visualizzazioni, i video fatti insieme a Francesco Amodeo, quelli che hanno un po' smerdato, per usare un francesismo, le Iene d'Italia 1. Bene, allora ieri è successo, anzi male direi, perché ieri ad Alessandro Carluccio è successo una cosa veramente strana e un po' inquietante, e allora ho chiesto ad Alessandro se era disponibile a raccontarci dal vivo quello che è successo. Alessandro, ci sei? Mi senti? Sì, ciao, ciao Salvo, buona Ciao, giornata. ciao carissimo, grazie, buona giornata anche a te. Allora, mi puoi fare un racconto rispettando l'ordine cronologico della tua giornata di Roma, diciamo, della mattinata e fino a quando poi è successo questo fatto che tu ci spiegherai? Sì, allora vi racconto praticamente che ero praticamente in direzione Montecitorio per realizzare un servizio appunto sull'Eurogenfast e il MES, e ovviamente trattando anche i temi del Bilderberg, quando praticamente in Viale Condotti trovo una macchina nera con degli uomini incappucciati. Primo momento ho preso il cellulare e ho fatto un video tipo per avvisare un po' di gente di quella che è testimonianza che stavo appunto vedendo, e l'ho subito postato su Facebook mettendo il cellulare in tasca, quindi intanto scaricava il file su Facebook. Questo mi ha, diciamo, salvato perché l'unica testimonianza disponibile è quella. Che Ok. cosa succede? Era John Kerry. C'era John Kerry, io comincio con la telecamera a fare delle riprese, non c'era alcun giornalista, non c'era nessuno dei giornalisti, Sì. pure stiamo parlando di personaggi di un certo spessore. A un Sì. certo punto ci sono degli atteggiamenti un po' particolari nei miei confronti, solo perché comincio a dire Bilderberg, Messi, Rogendo, proprio via dicendo, insomma, non sto lì a raccontare i Ma dettagli del scusa minimo Alessandro, particolare. scusa se ti interrompo, ma tu queste cose che dicevi, le dicevi perché parlavi con qualcuno o stavi facendo il tuo video in solitaria? Sì, stavo facendo il mio video in solitaria, anche perché il marciapiede è di passaggio pedonale come tutti gli altri, quindi io ero un pedone che praticamente, anziché andare a passo spedito, come si fa, rallentavo, e a questo alcuni personaggi che erano lì nella sicurezza non andava bene, perché dovevo camminare a passo spedito. Ma se io ho le articolazioni che mi fanno male, voglio capire io perché devo andare a passo spedito. Comunque volevo realizzare un prodotto in libertà, come l'articolo 21 della Costituzione dice. Che cosa Certo. succede? Mi portano per la prima volta in questura dove mi fanno degli accertamenti No, aspetta, e aspetta, no, praticamente. aspetta, scusa, sei andato troppo veloce, perdonami. Allora, tu passi da lì, fai questo tuo video in solitaria dove scherzi un po' sul discorso, questi sono Eurogenfor, eccetera. A proposito, ma in quel video di 13 secondi che hai pubblicato, cos'è che Sì. succede? Perché loro dicono una parola, ma cosa dicono esattamente? Perché non l'ho Loro capito. dicono è necessario questo video, e io poi successivamente dico, vabbè, oggi ci saranno scintille. Poi spengo il cellulare, lo metto in tasca e mando in carica su Facebook questo filmato. Da lì Ok. ho un, diciamo, dei colloqui con questi personaggi che A telecamere spente o praticamente con io con la l'altra? telecamera, no, la telecamera era accesa, il telefonino intanto caricava il file su Ok. Facebook, Quindi devo tu dirti. questo colloquio con loro era con la tua telecamera accesa e li riprendevi? Ma per forza, è ovvio, Ok. perché ho sempre fatto, anche perché metto una giacca che è visibile a tutti, quindi non vado a nascondermi, è un pezzo unico, proprio perché mi piace fare formazione libera e visibile. Ok. Quindi con la telecamera continuavo a fare le mie domande in maniera molto libera. A un certo punto mi invitano ad andare in questura. Ti dico, ti sto spiegando questo discorso perché una volta in macchina, e dopo succederà il fattaccio, praticamente mi invitano a cancellare i file che avevo ripreso, diciamo, all'interno di questo corridoio dove c'era Kerry e l'abolino. Praticamente che cosa succede? Mi portano in questura, mi fanno cancellare i file sia dal cellulare che dalla telecamera, però per fortuna avevo già caricato il video su Facebook, quindi l'unica testimonianza. Mi Ok. fanno uscire dalla questura e io vado verso Montecitorio. Vado verso Montecitorio dove praticamente mi imbatto in una macchina di polizia con dei cecchini che salgono sul Palazzo del Tempo. Praticamente riprendo anche quella scena, e poi succede una scena un po' particolare. In una zona pedonale dove potevano stare tutti, la Ravetto, la parlamentare del PDL, ha un diverbio con uno dei poliziotti che praticamente gli chiede i documenti. Hanno un diverbio abbastanza acceso. Il poliziotto arriva anche a mettergli le mani addosso sulla parlamentare stessa, e questa Ravetto dice: ci sono testimoni qui in piazza. Dico: guarda, io sto guardando io quello che le sta accadendo. A questo punto
io dico, mi avvicino e si avvicina anche un poliziotto che mi chiede i documenti, gli do il documento in mano, dice stiamo facendo accertamenti su di lei, dico guardi se lei fa accertamenti su di me col documento in mano mi sento preso per il culo, scusate il termine ma passatelo, sì. Anche perché non so, tengo alcun reato di niente. Successivamente si avvicina un altro uomo in borghese, io dico guardi ma che cosa sta succedendo, io perché di là ho visto gli Eurogenford, mi sembravano loro, poi sto vedendo qui che ci sono personaggi del Quisenberg che stanno girando per le vie di Roma tra Colinco, Letta che è qui dentro, c'è Kerry, cioè vogliamo guardare un po' questi discorsi? Sì. Mi sono fatto delle domande, quando ho tirato fuori di nuovo la parola Gendford, quest'uomo praticamente mi ha preso il braccio destro, col suo braccio destro, mi ha rivoltato, io mi sono bloccato praticamente, non so che bossa era di arte marziale, sì. Con l'altra mano sinistra possiamo riprendere questa cosa, io, ma lei sì, no? Chi è? Si identifichi, cioè, perché alla fine io non so neanche chi è, no? Un borghese che è vicino a me, sì. Mi prende, mi fa entrare dentro l'area che praticamente era delimitata dalla catena, sì. E mi sbatte su una macchina, una grande punto nera che era in piazza Montecitorio, okay. Sulla lato guidatore, nella parte posteriore, sì. Mi apre il portello sempre lato guidatore posteriore e mi sbatte in macchina, dice lei deve stare prima, che cosa è successo? Diceva, continuava a urlare, lei mi sta dando comitata, dico veramente io sono bloccato, non mi posso neanche muovere. Scusa Alessandro, ti interrompo perché vorrei capire due cose. Allora, tu prima hai detto mi invitano ad andare in questura, ma in che senso? Cioè, ti hanno preso e portato loro, non è che ti hanno invitato? La prima volta mi dicono andiamo in questura che devo fare un po' di accertamenti su di lei, se prego forza di le macchine. La prima volta infatti io sono molto educato, così come dovrebbe essere verso la legge italiana, entro in macchina e vado. Però loro mi sequestrano, tutti fanno il video e audio senza nessuna... cioè prendono i miei mezzi e praticamente cancellano i file, quello per non avere questi, dice lei queste immagini non deve, non è autorizzata a farle, sono cose che non si possono far vedere alle persone, e guardi io faccio informazione, libera informazione sul blog, ma lei per chi lavora, per chi non lavora, fanno domande, però okay. Di solita routine diciamo, no? E sì. Mi sembra anche giusto perché può essere una persona pericolosa. Certo. Mi rilasciano e successivamente succede quest'altro fattaccio. E aspetta, scusa, ti blocco di nuovo. Poi hai fatto riferimento a un diverbio fra un poliziotto e la deputata Ravetto. Ma sì, questo sì. Diverbio da cosa è nato? Come mai la deputata Ravetto ha avuto questo diverbio col poliziotto? Guarda, praticamente non la stavano facendo entrare nell'area delimitata e la deputata stessa si rifiutava di dare i documenti. Che cosa succede? Che il poliziotto gli appoggia una mano sulla spalla sinistra della deputata stessa, spingendola indietro. La deputata stessa dice come ti permette a mettere le mani addosso. Alla parlamentare cadono tutte le carte di credito a terra, praticamente, sì. E anche la tessera del Parlamento. Il poliziotto non si abbassa a prendere le carte e mi pare di aver sentito che la deputata stessa gli ha detto ma adesso me ne raccoglie lei i documenti che mi ha fatto vedere, perché comunque si vedeva la deputata che era molto tesa, sì. Poi quando ha urlato ma ci sono testimoni qui che stanno guardando questa cosa che sto subendo, successivamente arriva un uomo in giacca e cravatta che calma la deputata e cercano di trovare una mediazione. Nel frattempo mi succede che faccio a me stamattina sono qui davanti al Montecitorio, ho incontrato per caso la Ravetto che mi ha confermato che lei il fattaccio è successo e che anche a me è successo il fattaccio. Allora torniamo al fatto in cui ti mettono a forza dentro la grande punto nel posto posteriore dietro il posto di guida. Che succede poi? Sì. Poi cosa succede? Ma io continuo a fare le riprese, loro fanno delle praticamente affermazioni abbastanza pesanti, anche sul fatto stesso che io ho ripreso il discorso con la parlamentare, dicendo che quando comunque le persone gli tirano le barbabietole noi siamo qui pronti a fargli il culo e questo non va più bene, stiamo cercando di trovare un accordo con tante cose che stanno per accadere, insomma mi ha messo un po' tante informazioni nella testa, ho detto ah sì, ma tu continui a riprendere, non ti preoccupare. A poco arriva una pattuglia, mi portano di nuovo in questura e questo tizio di nuovo col maglione dice adesso tenetelo in questura fin quando arrivo io. Arrivo in questura, ascolta qui perché è bellissimo, sì. Da qui comincia il mio calvario. Ma quindi, veramente... ma quindi tu sei andato in questura due volte nello stesso giorno? Sì, due volte nello stesso giorno senza aver commesso un reato. Perché questo a me era sfuggita, quindi la prima volta in cui diciamo ti invitano in modo diciamo cordiale e tu senza problemi accetti, ma poi anche una seconda volta. Una seconda volta perché mi hanno preso per il braccio e mi hanno sbattuto dentro la macchina e mi hanno praticamente intimorito perché stavo facendo qualcosa di illegale. Io chiedevo sempre ma che reato sto commettendo? Resistenza a pubblico ufficiale, ma se lei che mi ha preso per il braccio mi sta sbattendo con una macchina, sulla macchina, sono un libero cittadino, sto facendo le riprese in un'area autorizzata dove ci sono anche gente che passeggia col cane e
bambini, c'erano famiglie, cioè c'era tutto, non è un'area delimitata, perciò non era possibile l'accesso. Poi comunque mi identifico sempre, poi alla fine cerco sempre di essere ben visibile, perché non mi piace nascondermi dietro le finte trappole. E cosa succede quando vai in questura la seconda volta? Cosa succede? La seconda volta è stato il trauma, tutta questa storia. Che cosa succede? Che arriva questo tizio, tutto contento di avermi denunciato per praticamente resistenza al pubblico ufficiale. Io gli chiedo, mentre firmavo i documenti, dico: ma questo atteggiamento ce l'avete anche con i delinquenti o soltanto con quelli come me? E lui mi dice: con tutti quelli che non praticamente rispettano la legge. Dico: allora siamo a posto. Da lì a poco praticamente lui mi invita a farmi, dice: adesso la scortiamo verso una zona dove farà le foto segnaletiche e gli incontri digitali. Dico: perché, che cosa sto commettendo? Cioè, ma che stai dicendo? Cioè, è una cosa paradossale. Mi mettono in una macchina della polizia con due agenti, sì. faccio praticamente dietro sui sedili tutti in plastica dove mettono i delinquenti con la vetrata dietro, ma se presente quella macchina dove praticamente non puoi dialogare con i conducenti, cioè, praticamente ero un delinquente. Sì. Era un delinquente che veniva portato a 20 minuti fuori Roma, non so dove, perché non so dove mi portavano, perché mi avevano tolto cellulari e tutto, quindi non potevo comunicare con nessuno. Sì. Tra qualche messaggino che sono riuscito a mandare di fuggita nel momento in cui prima e dopo degli intervalli. Sì. Arrivo in questa praticamente in questo edificio dove praticamente iniziano a spottare delle persone che passavano nei corridoi dicendomi: ma lei che reato ha fatto? Su, mi dica. Dico: veramente non ho fatto nessun reato, non so neanche dove mi trovo. Mi fanno le foto segnaletiche. Ho visto il macchinario delle foto segnaletiche, per chi non lo sapesse come è fatto posso descriverlo. Mi hanno fatto le impronte digitali, sì. E so anche il macchinario, io pensavo che si facessero ancora con l'inchiostro, invece era tutto computerizzato. Sì. E praticamente successivamente mi chiudono in una cella che loro chiamano sala d'attesa, dove con odore nauseabondo, tutta in cemento armata, sporchissima, il tombino a terra pieno di escrementi, una stanza chiusa, tutta una vetrata, e dico, prima che mi chiudesse il portone, dico: se lei chiude il portone, questa è reclusione. Perché io qua dentro non c'ho un bagno, non c'ho la possibilità di bere una bottiglietta d'acqua, sono da 2 ore qui a fare queste tiritere, adesso mi chiudete qua dentro. No, no, non si preoccupi, le lasciamo per poco poco aperto. Nel frattempo mi fanno entrare un altro signore che ho conosciuto lì, un ex medico e l'ex docente alla Sapienza di Roma, sì. Che ha avuto appena le stesse mie vicende, perché anche lui è uno che protesta, però non lo può fare liberamente più in questo paese, a quanto pare. E che cosa succede? Ci scambiamo le nostre storie di vita, ci chiudono il portoncino.